Allora, Alessandro D'Agosta, Extreme Fight di Biassono. Buongiorno a te. Allora, stavamo parlando di box sostanzialmente quest'oggi. La palestra Extreme Fight di Biassono fa anche altre discipline o si dedica esclusivamente alla box? Assolutamente sì, ecco. Noi proponiamo diverse discipline di combattimento e arti marziali, tutti con istruttori qualificati del settore, e proponiamo appunto mensilmente degli stage formativi con diversi istruttori dell'ambiente. In questo caso però parliamo di uno stage proprio di box. Assolutamente sì, lo stage in questione è con il maestro King, un maestro ormai di vecchia data nell'ambito della box, ex combattente, campione di tutto il Corno d'Africa, un grande maestro che tuttora insegna. E quando, allora, vogliamo dire innanzitutto quando sarà questo stage, dove lo sappiamo, appunto presso la tua palestra di Biassono. Esattamente. E diciamo allora la data di questo stage. Allora, la data è ancora da stabilire, okay. Ma è a fine febbraio. E ovviamente verranno date tutte le info del caso, con l'orario e la data specifici. Quanto dura lo stage? Lo stage dura 2 ore. Ok, ed è aperto a tutti? È aperto a tutti, principianti e agonisti. Fantastico, e lì insomma si andrà ad affrontare, come dire, una tematica soprattutto di approfondimento, però immagino, visto il livello del docente, no? Assolutamente sì, si approfondiranno appunto tutti quei concetti, quelle tecniche base della box, proprio della box, ma comunque si darà adito anche all'aspetto basilare della box, e quindi per questo anche diciamo praticanti nuovi nell'ambito della box possono comunque parteciparvi e ricavarne comunque qualcosa. Un insegnamento importante. Allora, vogliamo dire che comunque poi immagino che avrete anche altri stage poi in seguito, questa è un po' la vostra punta di lancia magari. Esattamente, la nostra politica è fare almeno uno stage ogni 2 mesi o ogni mese. Abbiamo appena avuto l'onore, diciamo, di avere Capussella, che è un grande fighter di MMA, che viene spesso da noi. Abbiamo avuto Frank Paredes Vilchez, okay. Che è campione intercontinentale di Muay Thai. Adesso avremo appunto il nostro maestro King per quanto riguarda la box, e subito dopo, per quanto riguarda l'aspetto del Cali filippino Escrima, ci sarà Giovanni Candela. Quindi, questo diciamo nei prossimi mesi, cioè sì, per arrivare a primavera sostanzialmente, per cui sì, più o meno uno al mese. Allora, andate alla Extreme Fight di Biassono con Alessandro D'Agosta, e insomma grande attenzione su questo stage di box con questo maestro importante, per cui andate. Avete un sito a cui fare riferimento? Certo, il sito è www.alessandrodagosta.it. Perfetto, allora andate su www.alessandrodagosta.it a vedere, oltre dopo aver diciamo appreso le news qua da noi da Budo International e aver visto da vicino insomma il maestro Agosta, maestro, giusto? Poi la giusta c'è sempre attribuzione, da imparare, c'è sempre da imparare. Io mi considero un praticante in eterno. Un praticante in eterno, mi sembra un'ottima definizione. E per cui andate a dare un'occhiata anche al sito di Alessandro D'Agosta, in modo da avere magari anche qualche aggiornamento in corso d'opera, non solo a questo interessante stage di box, ma anche a quelli successivi. Grazie allora ad Alessandro D'Agosta. Abbiamo l'ultimo giro anche Mauro Spadotto, che ci deve dare un'ultima indicazione. Allora, tutti al suo stage di box il prossimo mese, poi Octagon fine mese 24 marzo e Milano in the Cage 2 il 21 aprile al Palasesto. Fantastico, grazie Alessandro D'Agosta, grazie. A presto col tuo stage col mitico King, a presto. Ciao.